Allora, ciao a tutti, aspettiamo Lorenzo che oggi sarà con noi e risponderà ad alcune domande che potrete fare anche voi, ma in tal caso abbiamo già raccolto delle domande che avete mandato, così potrete togliervi qualsiasi dubbio riguardo l'esperienza che potrete fare voi stessi in America. Intanto, se avete delle domande, potete anche mandarle direttamente in live. Allora, quanti anni si devono avere i minimi per avere la borsa di studi? Diciamo che il programma di College Life può iniziare sia dal liceo che proseguire poi con l'università, quindi comunque gli anni del liceo, insomma. Partire o il quarto anno e altri anni e poi prolungare l'esperienza fino a quando si vuole, insomma. Vediamo, ci sono due domande. Hai fatto qualche esame di inglese per entrare in un collegio americano? Oppure che livello di inglese devi avere per entrare in un collegio americano? Allora, Davide, il livello di inglese non deve essere per forza alto perché appunto si presume che frequentando il liceo o l'università che sia si può raggiungere un livello di inglese abbastanza alto. Quindi in realtà non è un requisito fondamentale avere un buon livello di inglese. Diciamo che si punta appunto a imparare l'inglese lì e a formare le proprie nozioni linguistiche in America. Sta arrivando anche Lorenzo. Lo invitiamo. Allora, Alessio scrive: se, e se facessi l'anno all'estero in quarto superiore con un'altra agenzia? Ciao Lorenzo, Ciao, come va? Tutto ma tutto bene tu? bene, grazie. Aspetta che risponda Alessio. Allora, io non so dirti se come funziona con le altre agenzie. Io diciamo che College Life parla per se stesso. Non so come funziona con, diciamo, le altre agenzie. Lorenzo, come vanno gli esami? È un po' stressante questa settimana. Ho un'altra presentazione dopo questo. Infatti, grazie che hai spostato la cosa di un'ora. Però dai, bene. Dai, Non è stressante come in Italia. bocca al lupo, no, questo sicuramente. Ma Sì, come ti sì. stai per ora con gli esami? Ne hai già fatto qualcuno oppure inizi fra poco? No, ho fatto già due esami e poi gli altri due ce li ho online. Quindi dai, in teoria. Va bene, allora in bocca al lupo. Vabbè. Crepi. Allora, Davide ti chiede voi che supporto fate, quindi suppongo che questa sia per te. Sì, Johnny. Io faccio gioco calcio qua a Siracusa, quindi non so che. Ed è comunque molto in sviluppo rispetto a anche quando sono arrivato. E si nota questa cosa. Va bene, allora io direi che intanto ti faccio alcune domande che sono arrivate. Quindi, allora, la prima domanda è stata: è difficile studiare essendo una lingua diversa? Allora, all'inizio
È un po' complicato farci l'abitudine, quindi magari ci sono tante parole che vengono fuori che non conosci, che però poi col fatto che si ripetono durante la classe le impari e poi comunque se sei qua l'unica maniera per adattarti è parlare inglese e imparare l'inglese, quindi poi man mano che ti abitui semestre dopo semestre viene molto più naturale e tutto. Adesso io sono 4 anni che sono qua, quindi ormai sono. Capisco Siamo praticamente tutto, diciamo. A parte adesso sto facendo chimica, i termini tecnici vabbè. un po' così, però impari con il tempo qua. Io non so se a te è capitato. Mio padre mi ha detto quando sono stata in America, capirai di sapere l'inglese quando incominci a sognare in inglese. Io non Sì, so. è vero. O magari quando cominci a parlare e ti accorgi che non stai pensando in italiano Pensi. e parli e basta. È vero, verissimo. Aspetta, Esatto. ho fatto un'altra domanda nel box. Quindi, in che college sei? Ti chiede Cialo. Sono a Syracuse University, che è nello stato di New York, dove tra l'altro, se la gente segue l'NBA, ha giocato Carmelo Anthony. Poi, allora, è arrivata anche un'altra domanda, che è qual è il livello calcistico minimo per prendere una borsa di studio? A questa domanda avevi risposto anche tu personalmente, se non sbaglio. Sì, sul video. Non c'è un livello minimo o massimo per venire a giocare qua, perché in base appunto al tuo livello ti verrà poi, diciamo, verrai, tra virgolette, posizionato in base al livello degli altri college, quindi non devi essere messo, non devi essere il miglior giocatore del mondo per venire negli Stati Uniti, verrai piazzato poi nei college, più adatti a te. Esatto, in questo senso non sei un buon esempio perché sei in un livello altissimo, quindi magari, però non c'è Però ho cominciato anch'io dal basso basso, dal Junior College. differenza, insomma. Poi magari si può arrivare al livello di Lorenzo. Allora, un'altra domanda che è arrivata è stata: è difficile tenere il passo con gli studi? Quindi magari suppongo allenandoti Sì, tutta l'organizzazione. Non è difficile se ti organizzi prima. Io qua su un foglio mi sono scritto tutti gli impegni, classi, il tempo libero che ho, gli allenamenti e tutto, e bene o male ogni settimana è uguale, quindi dopo un po' ti abitui. Però organizzarsi è importante, secondo me, perché se arrivi a fare tutto all'ultimo momento, magari è diverso rispetto all'università in Italia. Io non l'ho fatta, però vedo i miei amici che sono un po' più in difficoltà, quindi ti direi che è più facile rispetto all'Italia. Però comunque se non sei organizzato è complicato anche qua. Ma suppongo che appunto l'università in America è molto più pratica, quindi in realtà cioè, se sei in grado, tu, comunque ti piace, si presuppone che ti piace quello che studi, riesci anche a organizzarti meglio, le cose in maniera più... Cioè... Sì, esatto. Poi comunque ci sono classi che devi fare obbligatoriamente, non sono tutte classi di indirizzo, se vuoi, hai magari tutte le classi di storia, di matematica, di quello che è, che però comunque sono abbastanza semplici. Allora, vediamo le altre domande. Allora, i provini come funzionano? Allora, i provini intanto ci sono degli showcase che sono particolarmente in quasi tutta Italia in determinate date, e magari ora poi passerò la parola a Costanzo che lui è più informato a riguardo. E insomma, appunto, verrai valutato in base allo sport che decidi di fare durante il tuo percorso nel collegio americano e in base a ciò. Diciamo che se sei in grado rientri nel programma, magari. Ciao ragazzi, ciao Lorenzo. Ciao. Come va? Bene, bene, tu come stai? Tutto bene, piacere di conoscerti. Piacere. Tu proprio Piacere. dalla Player Experience, dagli showcase? Sì, avevo fatto uno showcase a Milano, se non sbaglio, nel cos'era, settembre 2018. Ah, fantastico. Allora possiamo ricordare insieme le date dei prossimi Summer Camp che si terranno proprio a Milano l'11 e 12 giugno, poi successivamente a Verona il 13 e 14 e infine a Roma il 15 e 16 giugno. Quindi in queste occasioni i ragazzi che giocano a calcio possono ricevere, diciamo, il supporto e la possibilità di cercare di ottenere una borsa di studio per arrivare a giocare e a studiare in America proprio come te. Anche a Roma ero andato, adesso che me lo dici, Ah, quando c'erano i 3 giorni con gli allenatori e tutto. bellissimo.
Francesco ti chiede qual era il tuo livello calcistico in Italia? Allora, io non ho giocato in nessun settore giovanile di squadre professionistiche, quindi vuol dire che riusciamo tutti, se vogliamo tutti possiamo riuscire ad arrivare qua a questo livello. E ho fatto fino a 15 anni nella squadra del mio paesino, e poi mi sono alzato per giocare regionale A, e poi ho fatto la juniores nazionale a Seregno, e poi 6 mesi in Serie D e 6 mesi in Eccellenza, e poi sono partito. Bene, benissimo. Poi, quando da fare il provino? Ragazzi, diciamo che tutte queste informazioni le trovate sul sito di College Life Italia, quindi io vi invito ad andare a visitare www.collegelifeitalia.it. Nella sezione I nostri showcase ci sono tutte le tappe con tutte quante le informazioni, le location, il costo. Ogni persona che si iscrive riceve la divisa di College Life Italia, quindi diciamo il costo oltre a tutta quanta l'organizzazione, la struttura e la possibilità di essere visionati dai coach, dà in cambio anche un fantastico kit che quest'anno sarà ancora, diciamo, brandizzato Nike, sorprese. Non svariamo ancora il prossimo sponsor tecnico, però sarà molto interessante vedere un po' lo sviluppo di quello che sarà poi la divisa di College Life Italia. Allora, nel mentre vediamo le altre domande. Ci sono possibilità di prendere una borsa di studio se non si è usciti con 100 alla maturità? Guarda, io sono uscito con 62 alla maturità, Quindi suppongo. quindi sono uscito Esatto. rotto dalla cuffia. Però no, dai, sicuramente se esci con 100 hai molte più offerte accademicamente, perché comunque ti chiedono le tue pagelle delle superiori e vogliono essere sicuri che hai voti decenti per offrirti la borsa di studio. Io per questo sono dovuto passare da un junior college, perché andavo un po' male alle superiori e sono passato giusto per passare. Vabbè. Quindi ti consiglio, se sei ancora alle superiori, di studiare e di passare bene la maturità. Esatto. E poi un'altra domanda interessante è stata anche avere offerte da college in città importanti è più difficile e quali sono i requisiti? Ma allora, ancora, non ci sono tanti requisiti a parte l'avere buoni voti e un buon livello calcistico, però comunque ci sono città. Io dove ero prima ero a Dallas ed ero a 10 minuti dal centro. È comunque una città molto molto bella e grande. E appunto, non avendo bei voti, comunque sono riuscito ad andare in una città così, andare a visitare comunque Dallas, Houston e altre città, Los Angeles. Quindi non hai requisiti da seguire o da importi. Chiedono anche appunto Nicola Ferulli, abbiamo problemi di età? No, perché College Life Italia offre un programma che parte direttamente dal liceo, quindi sicuramente l'età minima di quando una persona va al liceo e poi anche in università, insomma. E poi si possono fare anche dei master tramite College Life Italia, quindi in realtà il limite non c'è troppo. Un'altra domanda cioè interessante è stata che hanno chiesto cosa significa freshman. La gente che è al primo anno del college, poi è lo stesso anche nella high school, Se ti va credo. puoi dire Però sì. high school. Allora, freshman è il primo anno, poi c'è sophomore, junior e senior, e poi graduate Ma student, quindi tu che è poi quelli che fanno il master. quanti anni Io ho 20, faccio 23 a giugno e sono accademicamente un junior e col calcio senior, perché dal junior college dove ero non mi hanno trasferito alcuni dei crediti, quindi sono ancora considerato un junior accademicamente, però ho ancora un semestre, poi mi laureo, quindi solo la fine. Congratulazioni. Io personalmente quando sono stata in America con College Life ero un junior, una junior perché essendo una 2001 dovevo, cioè in Italia ero praticamente al quarto anno, invece avendo appunto loro 4 anni di liceo, quindi Sì, dovevo sì, sì. essere senior, ma essendo 2001 appunto le leggi funzionano diversamente, quindi sono stata una junior. Sì. Eh sì, loro hanno 4 anni, non 5. Poi vediamo, questa qua abbiamo risposto. Fino a che età è possibile andare al college? Guarda, questa domanda qua me la sono sempre chiesta anch'io, perché mi trovo
Ho avuto un compagno di squadra al Junior College che aveva 26 anni quando era al Junior College e si è laureato l'anno scorso a 28 da Tulsa. Quindi non so se c'è un limite di età particolare, penso che fino a un certo punto sì, però comunque le squadre di Divisione 1 dove sono adesso, se sei tra virgolette vecchio, quindi se hai più di 25 anni, già è complicato che ti offrano qualcosa. Quindi non credo ci sia un limite di età particolare, però se sei relativamente giovane è meglio. Sì, assolutamente sì. E poi è stato anche a che livello calcistico è equiparabile la NCA D1? Allora, dipende dalle squadre anche lì. Mi hanno sempre chiesto sia la gente in Italia che un po' la gente qua cosa lo potrei comparare in Italia. E secondo me qua la squadra che eravamo l'anno scorso potevamo tranquillamente giocarci una serie C, serie D alta, senza dubbio, secondo me. Anche magari una serie C tranquilla. Che ruolo giochi, Lorenzo? Centrocampo esterno, dove capita un po'. Bene, ma magari vuoi spiegare cosa, diciamo, cosa hai vinto nell'ultimo periodo, dove comunque hai raggiunto traguardi importanti? Allora, io ho vinto nei 4 anni che ho fatto qua i 4 titoli nazionali, quindi 3 nel Junior College e uno quest'anno, boh, l'anno scorso nella Divisione 1, NCAA. Abbiamo anche vinto la regular season della nostra conference l'anno scorso. E buono, tutto sommato è quello. Che non è... Altri premi individuali giù a di titoli di squadra. Molto bene, congratulazioni. Poi hanno chiesto anche poi live. Edoardo ha chiesto se ho 20 anni ho ancora possibilità di partire. Edoardo, sì, Sì, assolutamente. assolutamente. Poi hanno chiesto quanti posti ci sono per i giocatori di calcio? Quanti posti? Sì. Allora, noi in squadra l'anno scorso eravamo 32, 31-32, però nel Junior College eravamo 40, quindi alla fine giocavano sempre gli stessi 16-17, però comunque è importante entrare e riuscire a far parte di una squadra e ricordati che se non giochi tutto un anno qua si chiama redshirt e quindi puoi non smettere di giocare, però se il coach ti vuole mettere per 2 minuti tu gli dici di no che vuoi fare il redshirt e ti ritorna l'anno di eleggibilità calcistica, quindi anche se hai fatto tutto quell'anno con la squadra hai comunque un extra anno da fare dove potrai giocare. Va È un bene. po' complicato cosa l'ho capita quest'anno, quindi. Vabbè, ma poi io penso che qualsiasi, cioè queste domande magari un po' più tecniche, una volta arrivati lì, diciamo che si capiscono, vengono capite, Sì. insomma. Esatto, una volta che sei qua si capisce molto. Vediamo qua, sono arrivate altre domande. Il collegio avevamo risposto. Vabbè, appunto, hanno chiesto i provini come funzionano. Vabbè, appunto, queste informazioni, come se ho detto prima, appunto, le potete trovare all'interno del sito di College Life Italia, soprattutto magari per le date e per le città dove verranno fatti i provini. Allora, vediamo un po' se arriva qualche altra domanda che ci siamo persi. Dici il discorso master se sai qualcosa per favore, Nicola. Allora, per quanto riguarda i punti master, ci sono, cioè College Life Italia offre l'opportunità di, sempre con una borsa di studio o parziale o totale in alcuni casi, appunto, di frequentare dei master all'interno dei college americani. Questo anche dipende appunto dall'indirizzo o comunque da quello che si studia, però suppongo che vengano avvantaggiati. Correggimi se sbaglio, se siano appunto master dal punto di vista sportivo, insomma. Però chiaramente College Life Italia comprende anche un programma academics che è differente da quello sportivo, quindi vediamo che non è necessario essere studenti atleti per partecipare al programma di College Life. Ok, un'altra domanda che è arrivata è stata anche: consiglieresti a chi ha poco budget di fare questa esperienza di studio in America? No, scusami,
scusami, non si è tagliato l'audio per un minuto. Allora, una domanda è stata: consiglieresti anche a chi ha poco budget di fare questa esperienza di studio in America? Allora, poco budget dipende, allora, perché se hai poco budget però ti offre una borsa di studio totale, assolutamente sì. Io la consiglierei a chiunque, indipendentemente dal budget, perché ti dà veramente tantissime opportunità, sia di lavoro dentro al college, quindi che tu puoi pagare, ti puoi pagare tranquillamente le tue cose, sia della lingua, sia di vivere da solo, della gente che conosci, delle diverse lingue o culture o diverso tipo di sport, come la vivono qua negli Stati Uniti. Quindi io la consiglio a tutti, indipendentemente dal budget, non budget, dallo sport, da tutto. Quindi ti dico di sì, Anche perché senza dubbio. è importante sfatare il mito, cioè, che in America moltissimi ragazzi, soprattutto anche dal liceo, vanno a lavorare, c'è cioè una cosa super normalizzata in lavorare da quando si è piccoli, da quando si va al liceo. Anzi, paradossalmente, quando sono andata io era normale non lavorare. Io adesso sto lavorando qua chiamiamolo chioschetto, dove abbiamo il cibo per noi studenti atleti, e quindi trovo il tempo per quello e così aiuto un po' chi mi sponsorizza dall'Italia, mia mamma, a pagare qua le cose che devo pagare. Giusto, ma anche perché magari qualsiasi borsa di studio, totale o parziale, poi l'esperienza in America comprende anche altre cose, quindi cioè, diciamo, uno deve prendere tutto il pacchetto comunque per avere anche un'indipendenza economica ed è facile appunto farla, dato che ci sono un sacco di lavori che vengono offerti in America e che sono possibili anche se una persona studia o se una persona appunto si allena regolarmente. Esattamente. Sono arrivate due domande. Domande, vediamo. Hai la possibilità di accedere al draft per le MLS? Allora, io sono eleggibile quest'anno, da quest'anno, perché sono un senior e sei eleggibile se sei un senior o se hai un contratto con Generational Adidas, che però non ho. Che quindi ti permette, quel contratto lì ti permette di essere eleggibile al draft in qualsiasi anno del college. E se no, se non hai quello, sei eleggibile soltanto al tuo ultimo anno. Quindi io da quest'anno spero di poter essere scelto, però sì, sono eleggibile. È arrivata un'altra domanda, con una risposta in realtà, che sarebbe: ma anche se non si ha un livello classico alto in Italia, si arriva comunque ad un college, Lorenzo, magari rispondi tu, però è un insomma. Sì, non è necessario avere un livello incredibile di calcio ancora. E come ti ho detto, io non ho fatto nessun tipo di settore giovanile in squadre professionistiche. Quindi questa cosa qua è diversa rispetto a tutti quelli con cui ho giocato qua negli Stati Uniti, ma anche nelle prime squadre in cui ho giocato in Italia, perché tutti avevano fatto settori giovanili in, non so, nel Milan, nell'Inter, nell'Atalanta. E quindi secondo me è fattibilissimo per tutti, indipendentemente dal tuo percorso calcistico. Ma quindi possiamo dire che l'America ti ha assolutamente dato più opportunità dal punto di vista calcistico rispetto a quanto l'Italia ti ha date? Sì, io ho sempre detto questa cosa qua, che qua funziona tutto basato sulla meritocrazia, molto più che in Italia. E quindi ti danno di conseguenza molte più occasioni per dimostrare che ne vale la pena e tutto. Quindi sì, assolutamente. Anche dal punto di vista calcistico, Sì, assolutamente, suppongo. ma funziona così sia dal punto di vista calcistico che nella scuola che nel lavoro, perché ti danno subito l'occasione per dimostrare, invece in Italia è un po'. Ma anche perché in America, soprattutto anche da comunque è inusuale praticare gli sport se non all'interno della scuola, quindi la tua vita gira veramente attorno alla scuola, quindi ti alleni a scuola, frequenti i ragazzi della scuola perché fai insomma tutto lì. Sì, esatto. Non c'è molto fu al di fuori della scuola. Ci sono squadre, però sono già le squadre professionistiche. È raro trovare squadre di club come in Italia. È proprio tutto il sistema che è diverso. Perché è uguale anche nella high school. Ci sono le squadre dell'high school e a quell'età lì. O sei in un settore giovanile di squadre professionistiche oppure sei nella high school a giocare. Non ci sono squadre magari come la Serie D o l'Eccellenza che c'è in Italia. No, però quando sono andata al liceo
mi ricordo che la squadra di lacrosse ha vinto un titolo molto importante, che proprio erano i migliori del tutto il New Jersey, insomma. Quindi avevano raggiunto un livello altissimo, piano piano, però è stata una grandissima soddisfazione per tutti i miei amici che appunto giocavano sempre lì. Questa esperienza è consigliabile per chi vuole cercare di trovare un lavoro in ambito sportivo? Allora, sì, perché comunque alla fine qua in America impari, non impari, secondo me quello che impari lo impari in modo diverso rispetto all'Italia e non so come dirtelo, però io per adesso lo sto imparando in maniera meno dettagliata che se avessi fatto 4 anni in università in Italia. Però è proprio il sistema americano che funziona così, quindi non, lo sapevo e non ci posso fare niente, però sì, comunque poi se vai a fare il master e tutto, assolutamente è consigliabile. E col fatto che vuoi lavorare nell'ambito sportivo come me, che io faccio fisioterapia, con tutte le squadre, università che ci sono qua, è molto consigliabile, sì. Bene. Allora, qua Costanza voleva farti altre domande. Allora, prima di chiudere e di lasciarti i tuoi impegni accademici e sportivi, ti volevo fare un paio di domande. Intanto, vecchio di prima. Non volevo. Anch'io ormai qua, Sono vecchio anch'io qua, rispetto ai miei compagni di squadra. Qual è l'età? Ma più o meno sono tutti 2002-2003, quindi io che sono 2000 mi sento un po' vecchiotto. Senti, ho un po' una curiosità. Raccontaci un po' un'esperienza riguardo proprio, ad esempio, le trasferte del campionato in America. Sì, ma allora qua ovviamente in Divisione 1 è molto più professionale rispetto al Junior College dove ero prima, e anche perché facciamo trasferte più lontane. Però non so, se dobbiamo andare in North Carolina a giocare contro Clemson, per esempio, partiamo il giorno prima della partita, la mattina, in aereo, da qua, da Syracuse, che c'è l'aeroporto, e andiamo, abbiamo il nostro aereo che ci porta giù. Se arriviamo ad un orario decente, facciamo allenamento quando arriviamo là, quindi facciamo allenamento pomeriggio, poi abbiamo un po' di tempo per rilassarci, la cena, poi la sera siamo, tra virgolette, liberi, ma non facciamo niente di particolare perché il giorno dopo abbiamo la partita. Quindi comunque è vissuta in maniera professionistica, è come se facessi una trasferta in Serie A o Serie B lì in Italia, partendo il giorno prima in aereo e poi torni o la sera dopo la partita o addirittura la mattina dopo in alcuni casi. Se invece le trasferte sono più vicine, è capitato che facessimo 5 ore di pullman, però ovviamente 5 ore di pullman in aereo sono 30 minuti e Certo. non vale molto la pena. No, questa cosa qui è bellissima perché proprio ci fa capire l'organizzazione dei campionati americani anche a livello giovanile. Invece un'altra domanda un pochino più leggera, prima ho parlato che diciamo la sera prima delle partite vi riposate, invece la sera durante la quotidianità, diciamo, della vita del college, del campus, com'è? Ci sono feste, c'è parecchio Allora, movimento? sì, ci sono feste. L'anno scorso, dai, te lo dico perché tanto. L'anno scorso, col fatto che giocavamo tutte le partite di sabato in casa, noi facevamo già tutta l'organizzazione per la festa della sera, prima della partita. Quindi, secondo me, questo ci ha aiutato a vincere tutte le partite che giocavamo in casa il sabato. E quindi, sì, ci sono feste. Indipendentemente dal giorno della settimana, se vai in giro per l'università, nella via dove ci sono tutti i bar, qua sono tanti bar, non sono molte discoteche. Sono bar, mezze discoteche, mezzi bar. Però trovi comunque sempre gente che fa festa e quindi c'è tempo per divertirsi. E tu, Lorenzo, sei l'unico italiano? Sono l'unico italiano, ci sono un paio di italiani americani. C'è un ragazzo con cui sono stato a dicembre, tra l'altro, un giorno prima di ripartire in Italia, che la sua famiglia è 100% italiana e quindi lui capisce l'italiano, non lo parla e tutto, però è comunque americano perché ha sempre vissuto qua. Però comunque sono italiani, lui e la sua famiglia, e poi appunto un paio di italo-americani. E magari
e poi se impegni ti lasciamo. Come, cioè, in America amano gli italiani, si può dire, no? Quante proprio cose ti avranno fatto sull'Italia, sul fatto che sei italiano, sul tuo accento, oppure il tuo livello di inglese ora è così alto che non si sente manco l'accento, magari. No, allora, io penso che l'accento in 4 anni non vada via. L'accento in 4 anni non va via. E, no, però sì, mi chiedono tutti da dove vieni, com'è l'Italia, poi vanno un po' magari più sullo specifico nel calcio, però sì, si sente che non sono americano Quindi ed è una cosa abbastanza positiva. dico, è un punto di forza essere italiani in America. Sì. Poi comunque, come ho detto prima, sono 4 anni, quindi riesco a parlare inglese abbastanza fluidamente adesso. Quindi si sente che sono italiano, però posso tranquillamente parlare con chiunque in inglese. Ottimo. Allora, grazie mille per Grazie questa Lorenzo. chiacchierata, per la Di disponibilità. niente, grazie a voi. Ti auguriamo un grande in bocca al lupo per il futuro e E per gli esami. continuiamo sia per... Adesso andiamo in Inghilterra, tra 2 settimane andiamo in Inghilterra a giocare. Ah, fantastico. Ah, Allora, sì. sicuro poi terremo traccia anche di questi spostamenti e di risultati che arriveranno. Sì, poi vi manderò le cose. Grazie mille. Grazie Lorenzo, Grazie buona. a voi. Ciao ciao. Ciao. Ciao ragazzi, a presto.